Le apnee ostruttive del sonno sono un problema estremamente diffuso, spesso non sempre, a cui spesso non viene sempre dato il giusto valore. In realtà dietro quello che è un russamento durante la notte accompagnato da delle pause del respiro avvengono una serie di alterazioni a carico di tutto l'organismo. È soggetto a dei momenti in cui gli si riduce in modo anche spesso rilevante l'ossigenazione, a dei momenti in cui gli si attiva notevolmente per esempio il sistema nervoso simpatico. Attivazioni di questo genere che hanno una serie di ripercussioni sugli altri organi. Dobbiamo sempre pensare come le apnee ostruttive del sonno hanno un dato di prevalenza realmente molto importante. Consideriamo che in Italia tra i 6 e i 12 milioni di soggetti sono affetti da questa patologia nell'età adulta, quindi la diffusione è assolutamente enorme. E pensiamo come questo tipo di patologia si leghi moltissimo allo sviluppo delle patologie croniche più diffuse. Pensiamo un po' all'ipertensione arteriosa. Cerchiamo di fare un attimo mente locale a quello che è l'ipertensione, che spesso facciamo grande fatica a controllare. Cominciamo a dare il primo farmaco, non riusciamo ad avere il controllo, aggiungiamo il secondo, il terzo, e in realtà la pressione continua a rimanere un po' ballerina. Ecco, l'apnea può essere dietro questo tipo di comportamento, ma quello che è di estrema rilevanza sono lo sviluppo di tutte le grandi comorbidità. Tutte le patologie croniche in realtà trovano un grande fattore di rischio proprio nelle apnee notturne. Pensiamo a quelle che sono patologie, per esempio la fibrosi epatica, per dire qualcosa a cui pensiamo molto raramente, piuttosto tutte quelle che sono le malattie metaboliche o le malattie cardiovascolari, tra cui sicuramente non sono di poco conto, per esempio la fibrillazione atriale piuttosto che gli ictus, quindi patologie di grande rilevanza che possono determinare anche una grande disabilità. Sono patologie che dobbiamo però riuscire a sospettare. Dobbiamo cercare di identificare i soggetti quando il problema ce l'hanno e non hanno ancora sviluppato tutte le comorbidità. Quali possono essere degli elementi estremamente importanti? Un soggetto che intanto ha bisogno di abbondanti richieste di trattamenti. Perché ha tutta questa richiesta di trattamento? Perché ha questa difficoltà nel controllo delle malattie? È un soggetto che dice di essere sempre stanco, avere un certo torpore. Dobbiamo avere questo tipo di sospetto. È un soggetto che magari non ha un problema di natura prostatica, ma riferisce di alzarsi durante la notte anche 2 o 3 volte perché ha urgenza di andare a urinare. E in realtà questa è l'apnea che lo innesca e il nostro organismo che si difende. Noi abbiamo il nostro cuore che, andando soggetto a delle dilatazioni continue, immette in circolo l'ormone naturetico, il peptide naturetico atriale, che non è altro che un potente diuretico, motivo per il quale c'è questa necessità più volte di dover andare a urinare nel corso della notte. Quindi elementi estremamente rilevanti che devono porci ad avere quantomeno l'idea della patologia e quindi indagare su quello che magari è il russamento e la caratteristica del russamento del soggetto stesso.